Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscolo e Vita. Nel video di oggi voglio parlarvi di come crescere il vostro petto. Se è sempre stato un punto debole, beh, vi trovate in compagnia, perché anche per me il petto è stato sempre un punto debole e non ho mai avuto alcun segno di petto. E invece in quest'anno ho imparato finalmente a fare qualche cosa che mi ha fatto crescere il petto. Potete crederci oppure no, però io lo vedo in tutte le clip e anche quando mi guardo allo specchio che finalmente sto crescendo un po' il petto. Che cosa ho fatto? Vi dico tutto esattamente ora. Tutto quello che vi dico si basa sulla ricerca scientifica, perché prima di fare tutto ciò ho provato anch'io a fare mille cable flies, a fare drop set, super set, eccetera, eccetera, ma questo non ha mai funzionato. Sì, prendevo un pump assurdo in palestra, però a lungo termine non vedevo alcuna differenza, soprattutto quando stavo a riposo. Invece adesso posso dirvi che noto una differenza da quando ho seguito quello che ci dice la scienza. Prima cosa che ti consiglio di fare se vuoi crescere il petto è la frequenza con cui lo colpisci. Smetti di colpire il petto in monofrequenza e inizia a colpirlo due o anche tre volte a settimana, quindi magari a giorni alterni o comunque ogni 2 giorni. In questo modo riesci a mantenere elevati i livelli di sintesi proteica, che è praticamente come viene sintetizzata la proteina per costruire il muscolo. E questo è il mio primo consiglio: aumenta la frequenza. Seconda cosa, inizia ogni tuo allenamento con un movimento composto, ovvero se vuoi aumentare il petto, ci sono direi due movimenti: o inizi con la panca piana o barbell o manubri, o inizi con la panca inclinata o barbell o manubri, quindi o sbarra o bilanciere o manubri. Inizia ogni tuo allenamento in questo modo e devi provare col passare del tempo ad aumentare più carico su questo esercizio composto. Per quale motivo? Perché il sovraccarico progressivo, ovvero aumentare il carico che sollevi col passare del tempo, è ciò che stimola la crescita muscolare. Quindi, se tu hai avuto un problema col petto, devi per forza di cose diventare più forte. Pensaci, se ci ragioni ha anche senso. Se tu oggi non hai petto e stai facendo 10 kg a manubrio, però magari fra 3-4 mesi stai facendo 20 o 25 kg a manubrio, sicuramente il tuo petto è cresciuto, perché se no, come fai a muovere questo peso in più? Per forza di cose hai messo su un po' di massa muscolare. Quindi, questo è il secondo consiglio. Inizia con i movimenti composti, magari fai ad ogni sessione 3 serie, non so, da 8 a 12 ripetizioni nel range di ipertrofia su uno di questi movimenti composti, e la volta dopo provi ad aumentare il carico o provi a fare una ripetizione in più con lo stesso carico. Questo è il secondo consiglio. Terzo consiglio: dopo aver fatto questo movimento composto, puoi andare e passare a fare un movimento di pompaggio, in cui ti dimentichi del carico che stai sollevando e pensi solamente a squeeze il petto, ovvero pensi veramente a contrarre il gruppo muscolare che stai provando a target, nel nostro caso il petto. Questo vuol dire, ad esempio, vai a fare cable flies 2 o 3 serie da 12 alle 15 ripetizioni, ma lo fai veramente contraendo il petto. Quindi non è che metti semplicemente il peso e poi provi a fare il massimo, ma scegli un peso leggero in cui puoi veramente stringere col petto. Una volta arrivato a questa contrazione finale, lo mantieni, così che mantieni la tensione nel muscolo, e poi torni giù. La stessa cosa la puoi fare con i manubri su una panca. Praticamente, quando tu sei in fase di discesa, invece di ripartire subito sopra e usare un momentum, fai una breve pausa qua sotto. 1, 2 secondi e ritorni su. 1, 2 secondi e ritorni su. Ovviamente facendo il tutto utilizzando il petto. Se fai in questo modo sentirai veramente il petto che lavora, e molto spesso quando tu non riesci a crescere il petto è perché purtroppo stai facendo troppo con gli altri gruppi muscolari. Quindi stai togliendo la tensione dal petto agli altri gruppi muscolari. È quello che ho notato anch'io, che ho fatto l'errore che ho fatto negli ultimi 2 anni. Finalmente, quest'anno, facendo un movimento composto pesante all'inizio del workout, seguito poi da un movimento più di pompaggio, ma in cui veramente provo a sentire mind muscle connection nel petto, provo a contrarre al massimo, mantenere la tensione, fare una pausa se faccio i manubri in discesa al termine del movimento, per poi ripartire esplosivo su col petto, e ho veramente notato tante differenze. Sto pensando a che cos'altro volevo dirvi: il volume settimanale. Ovviamente, se voi allenate il petto 3 volte a settimana, non potete assolutamente fare un volume esagerato. Io vi consiglio di fare un volume nel range dalle 40 alle 70 ripetizioni, come ci ha detto la scienza. Questo è il range in cui riuscirete a fare comunque i maggiori progressi, ovvero applicare il sovraccarico progressivo senza
intaccare il recupero. Se voi volete portare avanti il petto, vi consiglio di iniziare un po' più in alto nell'intervallo, quindi magari 60-70 ripetizioni a sessione. Quindi, se vedete che magari all'inizio fate un movimento composto, fate 3 serie da 10, siete arrivati a 30 ripetizioni, poi avete ancora 30-40 ripetizioni che potete fare con gli altri movimenti, magari più di pompaggio o comunque in cui mantenete la tensione nel petto, in cui contraete, in cui fate le pause in fondo al movimento, e la combinazione di questo vi farà sicuramente crescere il petto. Dimenticatevi di drop set, superset, eccetera, eccetera, questo viene molto dopo, sono tecniche avanzate che secondo me fanno pochissimo, voi dovete concentrarvi sulle basi, sovraccarico progressivo, aumentare il carico che fate, colpite il petto abbastanza presto nel vostro workout, specialmente se volete aumentarlo, io farei come primo o secondo movimento, fai un movimento composto in cui provi a progredire, seguito poi da un movimento più di isolamento in cui provi veramente a mantenere la tensione oppure fai una pausa in fondo e riparti su. Quarta cosa, la frequenza settimanale, quindi allenalo almeno 2 volte a settimana, ma io farei anche 3 volte. Quarta cosa, volume, prova a colpire dalle 60 alle 70 ripetizioni a sessione, quindi un totale di 200-210 ripetizioni a settimana. Questo è tutto per il video di oggi, provaci 8-12 settimane e nota, vedi se noti una differenza, io ti assicuro che noterai una differenza se applichi queste cose. Qualsiasi domanda che hai, lasciamela nei commenti, mi raccomando, buttaci un like, aiutami a diffondere e a crescere questo canale che sto provando ad aiutare più gente possibile, più lifter naturali possibili con la ricerca scientifica. Detto questo, iscriviti se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!